Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi facciamo la prima prova di volo in terza persona, quindi senza FPV, di questo quadricottero che abbiamo costruito nella serie della costruzione del quadricottero a classe 250 per FPV a basso costo. Allora, ho messo una batteria 3 celle da 1400 mAh, quindi è leggera. Facciamo la prova con questo, con delle eliche a 50-30, quindi sono delle eliche piccoline. Poi facciamo altre prove, vediamo quali eliche, quale combinazione ci dà il miglior risultato che vogliamo, e poi lo discutiamo, vediamo insieme qual è il migliore. Visto che non stiamo facendo FPV, quindi non abbiamo sullo schermo il voltaggio della batteria, allora io metto sul cavetto bilanciatore questo tipo di buzzer che trovate su eBay o anche su Banggood a 1 euro, inclusa la spedizione, quindi è molto conveniente. Vi lascio anche un link eventualmente se non volete fare FPV e quindi essere sicuri di non scendere sotto il voltaggio che danneggia la batteria. Lo mettiamo qua e proviamo a volare. Proviamo a vedere con le impostazioni standard come vola. Opla. È abbastanza stabile, molto stabile con queste impostazioni, e abbastanza potente. Vediamo. Riesce a prendere quella velocità. Adesso proviamo un'altra combinazione e vediamo che risultato ci darà. Ecco, adesso vediamo la stessa impostazione, quindi le stesse eliche 50-30 con la batteria, la batteria standard che viene con questo kit, che è da 2200 mAh, 3 celle. Ricordatevi che questa combinazione, questo kit, accetta solamente come massimo 3 celle. Non provate a mettere le 4 celle perché bruciate le cose qua sopra. E proviamo, non lancio questo perché questa batteria è molto più pesante rispetto all'altra. Mi dispiace per il pessimo volume a causa della batteria del microfono wireless che è finita, e anche per l'immagine che non si vede tantissimo. Comunque qua il quadricottero si comporta male quando do tantissimo gas, cerca di andare verso destra, e questo a causa del peso della batteria, e probabilmente bisognerebbe andare a cambiare i PID e adattarli al peso della batteria e alla sua posizione, che sbilancia tanto questo quadricottero. Probabilmente avete sentito il buzzer che inizia a suonare, l'avevo regolato a 3,8, quindi questa batteria, per gli ampere che succhia questa combinazione di ESC e eliche più motore, è molto di più dei C che riesce a liberare questa batteria. A me non piace per niente questa batteria, è meglio sempre l'1,4 o quello che è raccomandato sotto il primo video, nei commenti del primo video della costruzione di questo quadricottero. E vorrei, prima di concludere questa cosa della batteria, andare a provare su questa batteria le eliche, quelle più grosse, e vediamo il risultato come cambia. Ho cambiato praticamente le eliche, come vedete. Queste sono le 60-30, quindi sono un pochino più lunghe rispetto a quelle altre, e proviamo sempre la stessa batteria standard che arriva con questo quadricottero da 2002, vediamo come si comporta. Come potete vedere, il quadricottero è sano, nonostante la botta. Non era una botta
forte, però abbiamo rotto solamente queste eliche che non vanno bene. Visto che io faccio questi esperimenti per voi, voi non li fate, così non distruggete il vostro quadricottero. Quindi se seguite il canale, sicuramente avrete un volo più sicuro del mio. Non so se ha bruciato un'esca, adesso verifichiamo. Come potete notare, i motori vanno, gli ESC vanno, e ho capito cosa è successo. Non avevo serrato bene la mia elica sul motore, siccome sforzava tantissimo l'elica, si è smollata un'elica e ha perso l'equilibrio e è caduto, però non è successo niente. Torniamo alla nostra batteria di prima e vediamo se riusciamo a fare qualche acrobazia. Dopo questo incidente vi ricordo di serrare molto bene i dadi sopra i motori. Come potete vedere qua c'è un buchino, usate qualche cosa per serrarli bene. In questo momento io non ce l'ho, cercherò di serrare il più possibile con la mia mano. Ok. Adesso verifichiamo una cosa che ci servirà in un prossimo filmato, e sarebbe come addolcire diciamo il hovering del quadricottero. Quindi quando in hovering sarà dolce, sarà meno sensibile al movimento del nostro stick del gas. E questo esperimento sarebbe, mettiamo la batteria da 1400 mAh 3 celle, quella più adatta a questo quadricottero, con le eliche 50-30, e andiamo a vedere a che livello il nostro gas farà il hovering. Proviamo a decollare. Allora, già a 36-37% il quadricottero è in hovering, quindi ha molta potenza con questa configurazione. 35% è in hovering, questo è il 50%, quindi è abbastanza potente, molto potente con questa configurazione. Tutto quello che abbiamo visto di volo precedentemente l'abbiamo visto con questo switch che abbiamo visto come configurare, che sono le modalità di volo, messo su 0, quindi sull'attitude. Adesso decollo e lo metto su rattitude. Vi ricordate, il rattitude praticamente sarebbe attitude in mezzo e all'estremità e modalità rate, quindi riusciamo a fare le acrobazie. Vediamo cosa fa questo quadricottero con la configurazione standard. Non so se avete visto, praticamente durante il volo mi è caduta la telecamera perché pensavo di andare a sistemare il fuoco in un secondo momento, quindi ricordatevi di serrare bene la telecamera perché le vibrazioni potrebbero sputarla fuori. Ciao Marco, adesso vediamo Marco che vola col quadricottero e vediamo la sua opinione. Come lo trovi Marco? È bellissimo, è molto stabile e poi è sensibilissima la radio. Io non sono abituato ad avere una radio in mano così, è davvero particolare.
E poi grazie a Isan, perché questo era il mio regalo di compleanno, quindi un regalo così è soltanto da dire grazie e basta. Grazie, grazie ancora. Adesso mi concentro a divertirmi con questo quadricottero, che in realtà mi dà quasi la stessa potenza del Blackout, davvero è abbastanza potente, mi piace molto come vola, e anche con le impostazioni standard che abbiamo fatto senza andare a giocare con i PID, quindi è molto facile anche da impostare per tutti voi. Allora, praticamente questa antenna non è proprio quella adatta a un volo del genere, perché quando si inclina così tocca l'elica, ma comunque non è un problema, perché è vero che costano un po' di più le Cloverleaf, però vi consiglio comunque di utilizzare Cloverleaf. Questa è un'antenna standard che ci hanno dato loro e io la utilizzo perché abbiamo detto che questo è un quadricottero a basso costo. Adesso la metto così, così non dà fastidio. Alla coda! We'll be right back.